Riprendo il discorso che abbiamo interrotto prima con De Stradis, proponendo ai promotori di questa assemblea che si faccia una mozione di solidarietà sulla questione dell'assemblea del 23 e si faccia propaganda per la partecipazione a questa assemblea. Questa è una cosa. La seconda è, io penso che quello che ha detto il compagno è interessante, ma non penso che 50 soggetti che si incontrano e operano siano pochi, diciamo. Oggi chi si attiva per fare il lavoro che noi facciamo, insomma, si contano, non ci contiamo più sulle migliaia o sulle decine di migliaia, però 50 che stanno facendo questo lavoro e continuano a farlo, secondo noi non sono affatto pochi. Bene. Allora, la questione è una questione che non abbiamo trattato tra quelle poste nell'appello, è la questione della casa, e ci è stato segnalato giustamente da un compagno che è attivo nella lotta per la casa, che è Stefano Mazzoleni. Stefano Mazzoleni che viene a parlare per la Casa Rossa Rossa di Sesto San Giovanni. Va meglio. Io il discorso me lo sono scritto perché solitamente tendo a farmi distrarre da tutte le notizie che si dicevano qui, perché ritengo che sono tutte importanti e sono utili da conoscere tutte, per farci capire e comprendere che è il caso, è arrivato il momento veramente di unirci, veramente di lottare tutti quanti insieme. Per questo noi da Sesto siamo venuti fino a qui, per aderire, quando abbiamo letto Comitato di Liberazione Nazionale, e questo penso che sia il momento di fare qualcosa, e in questo voglio credere. Ora inizio a leggere, scusatemi se poi faccio fatica perché ci vedo poco e male. Allora, noi siamo la Casa Rossa Rossa di Sesto San Giovanni, un organismo che affronta l'emergenza abitativa e la passività delle istituzioni con iniziativa pratica. Abbiamo liberato dall'abbandono e dall'incuria uno stabile inutilizzato da 22 anni. Lo abbiamo recuperato e riadattato e messo a disposizione di famiglie e singoli. Abbiamo attualmente ospiti 60 adulti e 24 minori. Vorrei brevemente ricostruire la premessa del mio intervento. La situazione che si trovano a vivere e a subire decine di migliaia di persone nel nostro paese, a tutto inizio con la perdita del lavoro, quindi ci riallacciamo al discorso lavorativo, o a causa della precarietà dei salari troppo bassi, del precariato, salari troppo bassi, e si arriva in breve alla perdita della casa. Inizia la trafila dei no: no al prestito in banca perché mancano le garanzie, no all'alloggio nelle case popolari perché la domanda è molta e le disponibilità sono limitate, no al rinvio dello sfratto da parte delle autorità, che pur di farlo, lo sfratto, utilizzano le forze dell'ordine. E da qui iniziano le altre trafile: dividono i mariti dalle mogli e dai figli, gli fanno perdere la residenza e di conseguenza si perdono tutti i diritti. Tutti questi no, moltiplicati per migliaia e migliaia di volte, per decine di migliaia di famiglie, creano un esercito di cittadini di serie B, siano essi italiani o immigrati, gente a cui lo Stato non riconosce più alcun diritto e che sono anzi additate come un problema di sicurezza, un esubero. Si tratta di una quotidiana e inspiegata violazione della Costituzione sotto gli occhi di tutti. Norme comunali e regionali ne fanno carta straccia della Costituzione, cavilli e consuetudini che permettono agli amministratori di buona volontà al massimo di provare a mettere una pezza, cioè arrangiano in una qualche maniera, e agli altri assumono un ruolo invece di complici nella speculazione.
della disperazione. Alla CRR abbiamo letto l'appello, e qui ritorniamo al discorso, leggendo l'appello che convocava questa assemblea, abbiamo deciso di aderire subito. Noi abitati come occupanti e fuorilegge, abusivi e irregolari, abbiamo sempre cercato un confronto con le istituzioni locali e forze politiche di qualsiasi schieramento e abbiamo ricevuto in cambio parole di conforto, impegni mai attuati, disattesi, scuse, bugie, falsa solidarietà. Abbiamo letto l'appello, abbiamo visto una possibilità, quella di trovare interlocutore e compagni di viaggio per iniziare a trattare il problema del diritto della casa come di una questione politica, perché di questo si tratta. Non è solo una questione sindacale, una lotta rivendicativa, un braccio di ferro a perdere contro chi sta spolpando il paese, i lavoratori e le loro famiglie, i cittadini tutti. Abbiamo riscontrato con grande favore i punti posti nella discussione. Oggi la questione del lavoro. Difendere i posti di lavoro, signori. Difendere i posti di lavoro e crearli di nuovi. Questo è il punto. Vedete, quando si parla di lavoro, io inizio a deviare, scusatemi, si parla di lavoro perché tutto sinceramente nasce da quello che è il lavoro, tutto nasce da quello che stanno facendo i politici e i capitalisti. Loro pensano solamente ai loro profitti, trasferiscono le loro aziende all'estero, io sento discorsi stranissimi in mezzo alla gente come noi, gente che sa qualcosa, gente che non sa niente, vengono e dicono colpa dello straniero, colpa di questo o di quello. Nessuno dice, ma scusate, noi avevamo Fiat, avevamo Breda, avevamo Falke, avevamo Magneti Marelli, avevamo queste aziende che racchiudevano migliaia e migliaia e migliaia di posti di lavoro e di persone che lavoravano. Dove sono finite tutte queste aziende? Nessuno pensa a questo. Tutti pensano, sta arrivando lo straniero, ci porta via il posto di lavoro. Ecco cosa ci fanno credere. Questo ci fanno credere, ma sappiamo benissimo, chi ci ragiona e riflette sa benissimo che non è questo il problema. Noi sappiamo anche come si possono trovare i soldi per fare una politica abitativa, ci abbiamo ragionato. Come mai i palazzinari, e spero che tra voi non ci sia nessun palazzinaro, lasciano tante case vuote, palazzi vuoti, non ci pagano IMU e non ci pagano tasse, la famosa cedolare secca. Loro non pagano l'IMU. Perché tu che hai una casa, due, devi pagare l'IMU? E loro semplicemente hanno palazzi e non pagano l'IMU perché loro le lasciano vuote. Sapete cosa ne fanno a Sesto delle case vuote? Chiedono finanziamenti alle banche e li mettono in garanzia alle banche e loro hanno liquidità per andare a costruire ancora. Ok? Oppure semplicemente acquistano lo stabile. Casa Rossa Rossa è finita all'asta. A prezzo irrisorio un immobiliarista ha acquistato questa casa a 4 soldi. Uno stabile quotato 4.600.000 l'ha acquistato all'asta, partenza d'asta 500.000 euro. È sua. Noi a settembre probabilmente ci troveremo in mezzo alla strada. Famiglie con bambini. Saremo in mezzo alla strada. E allora che cosa spinge me e altri compagni a muoverci, ad andare in giro per l'Italia, a fare questo? A parlare, a comunicare, a dire quello che sta succedendo? Cosa ci muove? Signori, ci muove la coscienza. Perché oggi succede a noi, ma vediamo che in tutta Italia sta succedendo. Qualche giorno fa 10 famiglie in Viale Palmanova, per chi conosce Milano, sono state sgomberate 10 famiglie, 34 camionette della polizia, in antisommossa per 10 famiglie con bambini, manco fossero terroristi.
manco avessero davanti un esercito di non so che cosa. Sono finiti sui giornali, non gli interessa niente. Volevano gli appartamenti vuoti e li hanno svuotati. Sapete, a nostre spese, perché quella gente che mandano fuori, cioè i poliziotti, sono tutti pagati da noi. Li hanno messi fuori. La stessa cosa può succedere a Casa Rossa, può succedere in qualsiasi posto. E non c'è nessuno che ci difende. Non si è ancora creato un comitato per ridare dignità alle persone. Ed è per questo che sono qui. Ridiamo dignità. Costituiamo un comitato di liberazione nazionale. Creiamoci. Creiamoci da soli. Se le istituzioni non ascoltano, se quelli che si credono potenti non sentono, facciamo noi. Noi siamo la risposta a quelli che compagni che era al telefono. Al compagno che era al telefono, io gli avrei subito risposto: no compagno, non ti preoccupare. Noi per il diritto alla casa, che siamo l'ultima ruota del carro, perché noi il lavoro l'abbiamo già perso. Noi ce l'andiamo a prendere quelle case. Noi abbiamo preso uno Stato, l'ha abbandonato da 22 anni. Abbandonato da 22 anni, nessuno si poneva mente, siamo entrati noi, tac, di colpa all'asta. Che è per magia. Ok, lo so, sì, ho deviato da quello che dovevo leggere, era giusto per 8 minuti. Va bene, sì, è ora di ricomporci, è ora di rimettersi tutti quanti insieme. E non c'è molto tempo, andando avanti andrà sempre peggio. Vi ringrazio. Vi invito a tutti quanti a Milano per far vedere le realtà che abbiamo costruito. Spero che riuscirò a dare una data e potervi invitare. A presto. L'intervento di Stefano, ecco.